Come prima, più di prima, cadrà per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani tra le mani stringere ancora. Voyez, près de cet océan, aux hommes, voyez, ces oiseaux blancs et ces mésorouillés. Dal marciapiede mi voltai a guardarlo e con tutta la forza della mia testa, una forza taciturna, gridai: addio mio tesoro, addio mia cara, mi rispose. E se era vero o solo immaginato, non potrei dirlo. Ma che vedo? Spaghetti alle vongole! Ti voglio cullare, cullare, posandoti sull'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Ai, 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 ai! Essa risultava mancante di tutto ciò che rende abitabile una casa. Appena arrivati, due fratelli presero il tifo e furono per morire. La... Perché ridi? Ma tremendi, sai, il pubblico è cattivissimo. Più che racconto disgrazie, più che ridono. Perché siete i nipotini di quelli che andavano al Colosseo a vedere le vergini mangiate dai leoni, capito? Dice: il mio una belle mangiate, due il tuo mezza, visto? Contente così. Dunque, il tuo sigaro toscano è una vera indegnità? Quanto più lo prendo in mano, tanto più mi fa pietà. Sembra trippa di vitello, sembra pasta che rinviene, sembra un pezzo di budello mezzo vuoto e mezzo pieno. L'ho palpato, accarezzato, l'ho succhiato in su e in giù. Tempo perso, è rovinato, oramai non tira più. Siamo sette bidovelle, consolateci perché siamo sette bimbe belle, ma ci manca un non so che. Eravamo sette spose, ma la nave naufragò. Sette vidove graziose, diventammo dopo un po' allegri marinai, ritornando dalle Hawaii. Cercate casomai di fermarvi un'ora qui. Siamo sette vidovelle, naufragate all'Equator. Siamo sette vite belle, sette cuori senza amor. Nuovo. E gli occhiali te li ha fatti la CIA, sono nuovi? Ecco, il filo dorato e costano 8.000 lire perché sono quasi ciecata. Secondo me tua zia se le poteva risparmiare. Ieri all'ascensione ho veduto un negozio di occhiali ottimi a sole 2.000 lire. Forse non sono buoni. Erano buoni, ti dico. Parlo così perché conosco i guai di casa tua. Con una differenza di 6.000 lire ci compravate il pane per 10 giorni, ci compravate, poi a te che serve veder bene per quello che tieni intorno. Oh, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu.